Ecco, dicevo, prendiamo spunto sempre da un'intervista a doppia pagina oggi a Rosi da parte del Corriere dello Sport. Dunque, Roma ti stupirò grazie a Lucio, gli devo tantissimo, per lui entrerei in campo senza una gamba. E poi dice, non ho mai mollato, mi alleno il doppio e seguo una dieta, so che devo migliorare molto e studio da Maicon. La riflessione è spontanea, Von Brook, e perché non l'hai fatto prima? Forse perché non aveva chi puntava su di lui. Per esempio, ma un professionista non dovrebbe farlo indipendentemente da? In assoluto sì, ma ognuno ha una testa diversa. C'è chi, per esempio anche Messi, non si ritrova con l'Argentina, adesso volendo scomodare, in questo caso sembra proprio scomodare. O chi ci mette più tempo, Toni è arrivato alla grande ribalta a 27 anni, e dopo ha fatto benissimo, quindi evidentemente Rosi ha avuto questo sviluppo. Lui ha fatto bene in Serie B col Chievo e col Livorno quando giocava, diciamo, con Costanza. Alla Roma, prima fase con Spalletti, forse Spalletti ha usato qualche parola un po' sbagliata nei suoi confronti, ovvero mi ricordo sarà il nostro Cristiano Ronaldo, cose del genere, forse era un pochino troppo presto. E adesso è con Ranieri l'ha battuto in tribuna da 13 volte perché una volta ha sbagliato una partita rischiando di essere espulso. Mentre Luis Enrique gli dà fiducia, mi sembra più adatto al suo ruolo, e se ci è arrivato solo adesso ad una maturazione completa, meglio tardi che mai. Secondo me lui è un giocatore molto molto importante, che secondo me, se dovesse continuare così per altre partite, dovrebbe essere preso in considerazione anche da Prandelli degli europei. Quindi è un titolare definitivo, Carlo, sul quale può contare Luis Enrique? Al momento sì, almeno per quello che era dalla fascia destra, al momento sì. Poi adesso bisognerà vedere anche le alternative che verranno, poi dipenderà tutto quanto da lui. Cioè, per Alejandro è la sua grandissima opportunità, la sua grandissima occasione, dopo diciamo inizialmente qualche alto ma molti bassi, adesso ha questa grande opportunità, vista la fiducia che appunto gli dà Luis Enrique, visto che è riuscito a rimettersi molto bene in carreggiata. Lui deve ancora migliorare molto. Ricordava appunto Patrick quello che era successo a Brescia, quando poi dopo lo ha messo fuori Ranieri, tutto per un suo gesto, dove ha rischiato l'espulsione. Ecco, lui in queste cose qua deve solamente migliorare, però è veramente la grande opportunità per un ragazzo che, non ce lo dimentichiamo, poi essendo romano è uno di quelli che insomma viene criticato sempre più degli altri, e perché probabilmente ci si aspetta sempre qualche cosa di più rispetto agli altri. Però diciamo che adesso è venuto il suo momento, dipende veramente tutto quanto da lui, e quindi quando avrà poi la concorrenza vera, perché adesso in questo momento non ha concorrenza vera, perché certo Sisigno certamente non si può parlare di concorrenza, Marco Cassetti, sì, ma Marco è considerato centrale da lui Enrique, quindi non è considerato come un laterale, lo ripeto, sai, questa è una cosa a me dispiace tantissimo, perché Marco è uno di quei giocatori, quei ragazzi che sono particolarmente affezionato, perché poi è uno di quelli che ha sempre lavorato, non ha mai fatto una polemica, ha sempre dato il massimo ogni volta che è sceso in campo, però in questo momento è un momento un po' particolare per lui, un momento anche un po', se vogliamo, di confusione, e lui sta ormai viene considerato un centrale piuttosto che un laterale, quindi non ha alternative. Le alternative arriveranno sicuramente a gennaio, perché è giusto che debba essere così, perché lì bisogna comunque riempire delle caselle, dare delle alternative sia a destra che a sinistra, ecco, e lì si vedrà probabilmente il vero valore di Alejandro Rosi, perché in questo momento è considerato una sorta di titolare fisso. Quando avrà una concorrenza, e se vogliamo anche una concorrenza speriamo anche di qualità, allora lì dovrà dimostrare di essere veramente un giocatore Che si merita questa fiducia che gli ha dato Luis Enrique. E poi molto positivo, credo, Marcello, il fatto che lui dica per Luis Enrique entrerei in campo anche senza una gamba. Era tanto tempo. Io penso che sarebbe meglio se l'avesse detto per la Roma, ma comunque questo poi attiene a tutti i professionisti, e dovrebbero allenarsi. Sono d'accordo, però ci ce l'ha qualche responsabilità se solo quest'anno sta giocando bene, insomma. Poi tutto detto dipende da lui, dipende solo da lui. Peraltro poi Carlo faceva riferimento ad aspetti comportamentali e disciplinari, ma in realtà io di questo ragazzo penso che manchi la finalizzazione della sua azione, che è imperiosa fin quando lui non arriva a fondo campo, e poi la vanifica con dei cross che io credo nel 70% dei casi vadano ai difensori avversari. Io credo che lui debba lavorare molto in questo senso, e la domanda è nelle sue possibilità migliorarsi in questo senso? Per adesso sempre meglio che Jose Angel, comunque. Cioè, senza... Lui cross non lo so, Jose Angel ce l'ha. Jose Angel non ne ha fatto uno buono.
Uno da inizio stagione. Beh, se anche io mi ricordo che ha fatto un cross che ha attraversato tutta l'area che non sono riusciti a realizzare né Bojan né Osvaldo, per esempio. Io ricordo Rosi, due assist, due cross vincenti, uno per Osvaldo a Parma e un altro non mi ricordo quale partita, che sono stati finalizzati. Vabbè, comunque, insomma, diciamo che nell'ordine percentuale Rosi è uno che ne sbaglia molto più della ma metà. Per questo deve migliorare ancora tantissimo. Ecco, no? È una questione più di testa che di piede, vero? Perché comunque non è abbastanza tecnico anche Rosi, cioè, sai, eccolo, eccolo, è qui che però, io dico siccome è un po' fuori sgampo a volte, invece devi proprio perché c'ha voglia soprattutto più quest'anno, quindi sapere gestire, controllare meglio, esatto, il suo corpo, controllare meglio il gesto atletico, questo è quello che poi spesso sempre si rammarica proprio perché quindi la testa, ma se quella sta migliorando come sembra, quindi sì, c'è possibilità che e penso che Luis Enrique stia lavorando molto su questo. E quindi vabbè, adesso poi saremo a vedere, domani ci sarebbe da parlare della nazionale, ma insomma è una partita amichevole, ci sarà Osvaldo, che lascia il tempo che trova, e furbescamente Prandelli la caratterizzerà con Osvaldo in campo all'Olimpico, sicché voglio dire ci sarà calore, immagino anche abbastanza gente, immagino quindi che ne pensate voi, sarà così? Bah, sì, forse sì, no. Non è che mi entusiasma molto questa cosa. L'Italia, l'Italia Uruguay proprio. De Rossi fa 70 partite con la nazionale comunque domani sera. Complimenti a lui. Aggiunge Sandro Mazzola. Poi so che hanno invitato tutti, Totti, Perrotti, Bruno Conti, proprio per cercare di... Ci sarà risposta, sì, abbastanza. Non ma voi ci credete che c'è tutta questa lotta per Juan... fra Milan, fra Juve, ci credete? Al fatto magari, che... magari. Però, magari forse insomma. Però occhio che c'è Juan quello della Roma, Juan un uno che gioca in Brasile, sì, più giovane, sì, che è molto... tu dici che è quello? Tu dici che è l'altro? Su quello sì, anche perché leggo durate di contratti quinquennali, insomma farà quando un quinquennale come, come fare un progetto di lavoro, vabbè, lasciamo perdere su chi, quindi insomma non credo proprio. Sì, potrebbe essere il Juan brasiliano, quello che rientra anche nella prima pagina di Tutto Sport, lotta tra Milan e Juventus, è un quello. Brasiliano, sì. Vabbè. Magari fanno come Cesar Gomez, si sbagliano, comprano il Chi era? Pablo Paz. Va bene, va bene. Allora, ne parleremo domani mattina per quanto ci riguarda, se ne parlerà alle 16.30 sui 99.8 di Radio IS con A Tutto Campo e va bene così. Un abbraccio a voi, a Tonino Cagnucci. Ciao Marcello a tutti. Patrick von Bruck. Ciao Marcello, ciao Flavio, ciao a tutti. E al Cavaliere della Repubblica, Carlo Zampa, a Gab. Dai, ciao Marcellino, ciao Flavio, grazie a tutti. Grande Carlone, ciao. Dai. Ciao.